E ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo appuntamento con Dragon Ball Z Dokkan Battle. Siamo ancora sulla versione giapponese, ragazzuoli. Sono appena uscite delle nuove news. Nuove news, si dice nuove news. Vabbè, lasciamo perdere, ragazzuoli. Siamo qua per vedere che cosa sono queste novità, signori. Perché probabilmente appunto ci sarà una serie di eventi in arrivo. E non so per quale festività o cosa, insomma, magari scrivetemi nei commenti se qualora la sapeste di più. Andiamo comunque a vedere qua giù in fondo abbiamo degli eventi dove abbiamo Bulma e Lunch. Lunch, Laura, dove magari andiamo a vedere anche più nel dettaglio. E sotto abbiamo il Dokkan Fest con Full Power Freeza e Goku quarto livello, molto molto buono. E oltretutto abbiamo anche l'ESA di Full Power Freeza, appunto. Sulla versione global io avrei Full Power Freeza, però qui no. E quindi vabbè, ce la giocheremo, vediamo un po' se saremo all'altezza almeno di qualche livello, se riusciremo ad arrivare almeno a livello 5. Toh, nell'ultima ESA di Goku terzo livello, sulla global sono arrivato al livello 6. Alla fine sono fatto arrivare a livello 6, ma poi stop. Tagliate le gambe di netto. E vabbè, ragazzi, ci proveremo. Comunque, vedete, ci sono una serie di eventi, 3, 4, 5. Tante cose. Sta arrivando. Oh, Benone, Benone, Benone. Oh, questo lo volevo. Questo lo volevo. Perché l'ho fatto sulla Global, questo evento di Vegeta. Però purtroppo non ce l'ho fatta a portarlo a full ability, mi sarebbe piaciuto davvero tanto. E magari se riesco a trovare anche quello STR dalla Bacce sarebbe veramente buono, perché mi piace un botto questo personaggio, mi piace davvero. È forte tra l'altro, è non fortissimo, però è un personaggio che serve secondo me, potrebbe servire. E questo personaggio qui, AGL, quello free to play sulla Global, mi sta aiutando veramente tanto. Allora, andiamo intanto a vedere qua, abbiamo appunto l'ESA di Full Power Freeza e Goku quarto livello, dopo vi faccio vedere anche cosa è successo nel frattempo sulla globa perché ho pullato dei ticket, quelli dei 1000 giorni e è successo un po' di roba. E vabbè ragazzi, queste sono le piccole news che arriveranno a breve, sono veramente delle chicche come ho appena detto, e anche comunque è concluso il 23esimo torneo Tenkaichi, e quest'oggi ragazzuoli, come promesso, andiamo appunto a pullarci i nostri ticket rimanenti, ovvero quelli dell'SSR garantiti. Andiamo, intanto vedete abbiamo anche 51 stone, quindi appena arriverà la Bacce, quella bella fiera, una tra quelle che abbiamo appena visto, andremo subito a pullare una multi e vediamo un po' di scolare tantissimo. Vediamo un po' di sceglierci come personaggi, perché, ok, Goku quarto livello potrebbe essere interessante, però mi piace anche Vegeta. Vedremo un po' se queste Bacce usciranno anche insieme, vedremo ragazzi, dai. Allora, andiamo a vedere che personaggio ci uscirà da questa Bacce. Possiamo ancora utilizzare i ticket, quelli argento, ne abbiamo 8, ne spenderemo 5. E di qua la stessa cosa, però mi sa che conta uno solo. Uno di qui, non è che ce n'ho due. Perché questa cosa io ragazzi non ci avevo pensato, però mi sa che il ticket ce l'ho uno solo di quelli oro. E posso utilizzarlo o su questa Bacce o su quest'altra. Quindi sapete le cose, io andrei prima ad utilizzare gli 8, quelli argento, e vediamo se scalano da entrambe le Bacce. Qualora fosse così, appunto, andremo a pullare su quella che spero di trovare un personaggio migliore. Noi abbiamo detto che qui dobbiamo trovare questo Gohan. Visto che è uscita anche la versione tour più potente, potrebbe essere un personaggio interessante. Poi comunque abbiamo l'altro Gohan, questo Vegeta, abbiamo Bardock, eccetera, eccetera. Però personaggi, però vabbè, alla fin fine non è che siano dei personaggioni, quindi vabbè. Mentre da quest'altra parte abbiamo anche il Realms of Gods, ovvero Goku Blu e Goku God, questo qua. Che sono comunque personaggi buoni, anche questo Goku qua. Però vabbè, alla fine fine, ok, possiamo provare una pullata qua e una dall'altra parte. Proviamo a fare quello oro qui e quello argento di qua. Dai, proviamo con quell'argento qui, dai, boom. Andiamo. Adesso non so se magari quell'altro, quell'oro è una multi, no, non credo sia assolutamente una multi, no. Comunque abbiamo una 6 o 7 pod, ho contato, non lo so. Andiamo a vedere, si trasforma Super Saiyan e vediamo un po' che ci tira fuori da questa Bacce. 1, 2 e niente. Dai, andiamo a vedere, bam. È un Goku Super Saiyan, attenzione, SSR e Tech. Non credo di aver mai avuto questo personaggio. Dopo controllerò magari anche sul sito di Dragon Ball Space per vedere qualora avesse anche delle Dokkan Awakening. Penso di sì, probabilmente sì. Però vabbè, abbiamo consumato questi ticket. Andiamo a vedere se adesso li ha consumati anche dall'altra. Oh, bam! Lo sapevo, sì, lo sapevo. E quindi il ticket era soltanto una. Ah,
Allora dai, facciamoci questo spacchettamento di qua con questo ticket su quest'altra bace e vediamo un po' che tiriamo fuori. Tra l'altro quel gioco lì mi sembra non era neanche fra quelli nella locandina della bace, insomma vabbè. Andiamo a vedere che cosa troviamo qua. Sicuramente è un SSR, quindi qualunque cosa succeda non ce ne frega, qualunque animazione però. Vediamo un po', 1, 2 e 3, niente, vabbè, vediamo un po' che tiriamo fuori, break the screen, no, vabbè. Oh, 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 Caulifla, Caulifla, ability 2, signori, per Caulifla, ability 2 per Caulifla, aspettate però, perché l'ho portata a tour? Aspettate, aspettate, non è che non posso, vero? Andiamo qua, ah, tra l'altro adesso mi viene in mente anche una cosa, sulla globa sta per arrivare anche una manutenzione in corso, e se dopo questa manutenzione non mi mettano questa Hidden Potential System come c'è qui sulla JAP, dove possiamo cliccare ovunque e si crea già il percorsino senza stare a tappare uno per uno, perché io ho tantissime orbe da utilizzare sulla global e non lo sto facendo, appunto perché è uno sbatti totale. Ad ogni modo, no, aspetta, nulla, sa fai. Questo è Radish. E come ho detto, questo qui, diciamo, per il momento, siccome ho quasi finito le orbe, quelle int, questa, diciamo, è l'ability che ho dato al mio Radish. È full ability, volendo, possiamo farlo full, però per il momento lasciamo pure così, mi mancano le orbe. Andiamo su Caulifla. Perché io ho tour, però mi conta uguale, non è che... Dimmi di sì. Zoom. No. Dovrei portare a tour anche l'altra colifera per sbloccare il potenziale di questa qui. Oppure tornare indietro con la Clessidra, però a quel punto... Non lo so, consigliatemi voi ragazzuoli cosa dovrei fare per avere l'ability 2 di questa colifera. Perché al momento l'evento delle medaglie non c'è, quindi non posso portarla a tour anche l'altra. È un problema, è un dilemma. Ad ogni modo la blocco, ad ogni modo la blocco, perché sicuramente lei andrà in ability e va benissimo così, assolutamente. Blocchiamola, molto molto buono. E se mi fossero avanzate delle medaglie? Quante ne servivano? 10? 15? Quante ne servivano? Se mi fossero avanzate delle medaglie Awakening, dove sono gli oggetti qui, medaglie queste... Sì, allora vediamo un po' quali erano. Raga, ho 24 medaglie Caulifla? Cioè, sto vedendo bene che ho 24 medaglie Caulifla? Cioè, ce la portiamo a tour e quindi non c'è problema di regredire alla versione UR. Fermi tutti. Non mi ricordavo di aver preso così tante medaglie. Ah, perché le avevo prese per l'ability dell'altra Caulifla, quella STR. A questo punto vabbè, lascia stare, a questo punto lascia stare che la faccia su questa. E che cavolo. Quindi dobbiamo per forza allenarla, portarla a UR, allenarla di nuovo. Ce l'avrò tutti gli oggetti AGL, penso di sì. Oddio, forse è più uno spreco fare questo di... Vabbè, però alla fine, senza stare a rischiare una cosa che probabilmente forse mi portava peggio, chi lo sa. Facciamoci l'Awakening a UR. Gli Elder Kai a questo punto l'ho presi dal torneo, non mi mancano, ce l'ho ben 5, quindi li utilizzo volentieri. E si va a portare questa Caulifla UR. Poi facciamoci la tour e poi la diamo in ability. Sì! Come vedete ragazzoli, queste carte qua sotto, questi personaggi, sono tutti quanti quelli che mi serviranno per l'ability di tipo Freezer, quello Freezer Int che voglio portare poi a Golden Freezer. Broly, che ho già l'SA10. Quest'altro Goku che voglio farlo diventare fino al terzo livello se ci riesco. E poi giù abbiamo, vabbè, quest'altro, anche questo Freezer che nel bozzolo adesso proverò poi a farlo anche... full ability. Per il momento il mio freezer, quello Golden Freezer STR, non è male. E va bene, non so se ho tutti gli oggetti necessari, per il momento portiamo la nostra Caulifla al 100, così possiamo fare la tour. Dai, così, dai. Personaggione che mi serve da veramente tanto, perché cioè, riesce a linkare con il mondo questo personaggio, veramente, cioè sulla global e anche di qua mi riesce veramente portarlo in tutti i team questo PG. Anche perché veramente busta un botto, quindi ci sta, ci sta. Allora, Dokkan Awakening, andiamo a fare la versione tour, 10 medaglie, 10 medaglie, meno 15, bene. E va così, bam, dai, tour di Caulifla, e bam. Benone ragazzi, abbiamo fatto anche degli obiettivi, a questo punto andiamo qui nell'Idium Potential System. E vediamo un po' quali ability sbloccare. Andiamo a vedere questa qui, cosa ci darebbe... Ok, questi due, perché mi garberebbe, mi piacerebbe più allenarla sull'evasione e sull'additional.
E anche qui niente da fare. Però se vado su questa sotto ha bisogno di SA. Quindi non lo so. Ok, per il momento non la faccio, magari consigliatemi voi, ragazzuoli. A questo punto andiamo sulla global, quindi devo prendere il tablet perché qui non c'è. Eccoci qua sulla global, signori. Infatti, come vedete, abbiamo la notifica del server in manutenzione. Io spero davvero che finalmente mettano appunto questa sorta di potential system come c'è anche sulla JAP, perché se no è una cosa veramente pallosa, assolutamente sì. Come vedete anche qui abbiamo la nostra caulifra, va bene, finché non uscirà la versione tour ce la teniamo soltanto così e va benissimo. Ad ogni modo andiamo a vedere il nostro team e faccio vedere quali sono stati i personaggi che ho pullato dai ticket. Intanto dai ticket ho trovato lui, che ho già portato a livello 120 versione tour, il nostro Janemba, Super Janemba. E poi signori, intanto sto farmando anche il nostro Radish su questa versione qua, mi manca soltanto un Radish e possiamo farlo full ability. Ma da ticket ho trovato finalmente un bellissimo leader AGL, Vegeta 4 signori. Al momento però non so in quale team metterlo perché non ho ancora carte che linkano tantissimo con questo PG, però... Tanta roba. Abilità e statistiche veramente potenti. Super attacco di livello 2, gli ho dato subito un Elder Kai, tieni, prendi e porta a casa, prendilo subito, assolutamente. E attacco difesa più 100% ai super e agli stream, e attacco difesa più 40%. Ovviamente c'è anche la versione tour che dovremo prendere le medaglie dall'evento, non sarà semplice però ci proveremo almeno. Questo ragazzi è il full power freezer che abbiamo preso tempo fa, dalla bacio di freezer appunto. E ho trovato anche questo Vegeta terzo livello, tanta robetta, anche lui vorrei portare a livello 120 tour, vediamo un po', vabbè, ho provato a prendere anche questo go per vedere se riuscirò a farlo leggendario, ma sarà veramente difficile e come vedete abbiamo anche qui 43 stone, appena uscirà una bella batch ci faremo una bella pullata anche qua, e purtroppo le orbe qui per qualcuno ce l'ho e per altri no, per esempio io vorrei portare a full ability il nostro Goku ultra istinto, quello free to play, mi mancano le orbe, mi mancano tantissime orbe. Devo aspettare credo il venerdì perché mi sembra il giorno dei fisici, è proprio l'ultimo insomma, quindi vabbè. Aspetteremo. Nell'altra versione vedremo se dare questi Goku in ability a quell'altro ultra istinto int, che spero di fare mastered insomma un giorno. A questo punto mi sa che posso fare anche l'awaken di questo Radish senza portarlo a tour, devo soltanto farli awaken a wear, così posso sbloccargli anche il potenziale. Visto che tanto ci manca soltanto un'ultima copia e così almeno abbiamo full ability sia questa versione sia su quell'altra, perché questo personaggio è veramente potente, secondo me sarebbe davvero tanto, possono averlo chiunque. E come ho già detto anche in passato, Radish, personaggio emarginato dalla serie di Dragon Ball, finalmente possiamo dargli importanza almeno su questo gioco insomma. Benissimo ragazzi, anche per questo episodio è tutto sulla JAP, abbiamo finalmente trovato anche un'altra caulifla da portare in ability e secondo me davvero merita tantissimo. Consigliatemi magari quale delle tre mancanti fare, perché vorrei portare appunto più evasione che critico e più magari additional su questo PG, che poi alla fine va bene sulla potenza, però secondo me deve buffare molto di più. Speriamo che questa manutenzione ci porti delle bellissime novità su questo gioco, perché la global è povera. E l'è povera. E vabbè ragazzuoli, come al solito, se anche questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare tanti like, seguitemi anche su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.